Quando? Quando cosa, angelo mio? Quando dobbiamo decidere se stare con mamma o papà. Ah, ma c'è tempo. Certo, decideremo sì. Con calma e tranquillità. Sì, comunque, non prima di sabato. Sì. Ma oggi è giovedì. Adesso è la volta di Paola Cortellesi e Antonio Albanesi in una commedia molto molto divertente che parla di tutto quello che conta per ognuno di noi, cioè la famiglia, e di come quando ci sia davvero l'amore e l'affetto si possano superare tutte le crisi e come addirittura il conflitto possa diventare un'occasione per la famiglia di crescere e di evolvere. Ancora un passo avanti per la coppia Paola Cortellesi, attrice, Riccardo Milani, regista, dal posto dell'anima Piano Solo, sino a Scusate se esisto, una coppia cinematografica e non solo che ha sempre una marcia in più. Perché in questa casa ci siamo sempre detti tutto. Assolutamente. Magari non proprio tutto tutto. Ma è il giusto. Noi abbiamo forse tralasciato qualche dettaglio. Allora Paola, qualche dettaglio l'avevano tralasciato, ne parliamo tra poco. La soluzione qual è? Perché sono sicuro che questo è un tema che interessa molto anche chi ci sta seguendo in questo momento. Cioè con la famiglia facciamo i conti tutti, ci possono essere problemi, difficoltà, coppie che si lasciano, coppie che trovano la forza di andare avanti. Mi sembra di capire, il film lo racconta in chiave di commedia, ma ci si incontra da adulti, no? Lo diceva anche Riccardo Milani, ognuno ha il suo carattere, il suo percorso, però quando si è ben assortiti forse questa è la chiave, chi lo sa? Ma sai, la chiave per far stare, per il collante di una coppia è la complicità ed è tanto lavoro e un equilibrio sempre difficile da trovare. Per questo dico che questa è una storia d'amore al contrario, perché parte con una separazione e attraverso questa guerra tremenda e appunto con toni esagerati legati appunto alla commedia, però riesce invece a ritrovare qualcosa di più frizzante. Senti, ecco. Infatti tra l'altro lo vedevamo un po' anche nelle clip, no? Se lo starà domandando anche chi ci segue, le donne un po' così, dovendo andare per generalizzazioni, sopportano, perché il tuo personaggio nel film comunque lavora, però mette a posto, però accudisce il marito, però pensa ai figli, organizza la vita di tutti. Si vuole sacrificare. Poi c'è quella famosa soglia, no? quella faccetta che tu fai nel film quando vedi che tuo marito ti tradisce. Sono proprio distrutta, cioè il punto di non ritorno. A quel punto penso, pensaci tu adesso, pensa a tutto tu. E voglio mollargli per un po' di tempo, perché poi quello che non diciamo è che l'affidamento è comunque condiviso, ma quello che noi vogliamo fare è che l'altro si occupi dei figli per i 5 mesi di promozione che entrambi abbiamo. Certo, dice, finora mi sono sacrificata io, adesso fallo un po' tu per un po' di tempo. Però gli uomini rispondono, ma noi già facciamo perché lavoriamo, no? Questo forse si sente un po' certo, la donna spesso si sente dire noi lavoriamo, perché io no, però in più penso appunto ad organizzare la vita dei figli. We'll be right back.